Il 1 maggio, come il 25 aprile, come il 2 giugno, è una delle feste fondative della nostra Repubblica, è una delle feste considerate dalla nostra Costituzione, che parla dell'Italia come Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ed è quello che stiamo celebrando oggi. E nel celebrarlo dobbiamo ricordarci quanti passi abbiamo fatto, quanti passi avanti abbiamo fatto grazie al lavoro, alla creatività del nostro e all'impegno del nostro paese e dei tanti lavoratori della nostra storia. Se oggi siamo la seconda potenza manifatturiera del continente europeo, se oggi siamo la settima potenza economica mondiale, non lo dobbiamo certo alle nostre corazzate, ai nostri aerei, non lo dobbiamo certo alla nostra potenza militare, lo dobbiamo all'impegno, alla creatività, al sacrificio, a tutto quello che ha fatto grande questo nostro paese in questi anni. E di questo dobbiamo sempre ricordarci con grande orgoglio quando celebriamo il 1 maggio, ma tutti i giorni. E dobbiamo ricordarci invece delle tante cose che non vanno, le troppe persone ancora senza un lavoro, i tanti giovani costretti a emigrare dal nostro paese perché non hanno un'opportunità di crescita in questa nostra terra. Dobbiamo ricordarci le vittime del lavoro. Lo diciamo ogni anno e ogni anno ancora si fa troppo poco perché è troppo lungo e troppo doloroso il bilancio di coloro che perdono la vita cercando di portare a casa un sostentamento per la loro famiglia. Bisogna lavorare e impegnarsi molto. Lo dobbiamo ricordare la diversità di trattamento che c'è ancora tra uomini e donne, la possibilità di coniugare la maternità alla carriera, che vuol dire sfruttare al meglio non solo dare giustizia, ma vuol dire sfruttare al meglio anche le creatività e le capacità tutte del nostro paese. Poi dobbiamo ricordarci che nel nostro paese ancora si guadagna troppo poco in molti mestieri, che ci sono tanti lavoratori tutelati, ed è giusto che sia così, ma ce ne sono tanti che ancora queste tutele non ce l'hanno. C'è bisogno di abbassare il costo del lavoro, c'è bisogno di riempire le buste paga di tante persone anche per risollevare quei consumi interni, per dare la possibilità a tante persone di crearsi una famiglia, di costruirsi un avvenire nel nostro paese. Siamo una grande potenza del lavoro e come tale dobbiamo sempre comportarci. Oggi abbiamo dato a Genova, pochi minuti fa, con Sua Eccellenza il Prefetto, con tutti i rappresentanti della comunità economica, abbiamo dato le stelle al merito del lavoro a tanti lavoratori. Ho detto loro di portarle con orgoglio perché la Repubblica, il nostro Stato, ha bisogno di feste nazionali, ha bisogno anche di tanti esempi, di grandi e piccoli esempi, coloro che si sono sacrificati per questo Paese con grandi gesti ma anche con la loro attenzione quotidiana, con il loro impegno quotidiano, con il loro esempio quotidiano. E quindi queste stelle del lavoro a tanti lavoratori della nostra città e della nostra regione vuol dire dare un piccolo esempio nelle nostre comunità che il lavoro è un valore veramente importante. E infine in questa giornata non possiamo dimenticarlo, un grazie sentito di cuore alle tante persone che lavorano con una divisa addosso, che proteggono la nostra sicurezza giorno dopo giorno, ora dopo ora, mettendo a rischio la loro vita, spesso con strumenti inadeguati, spesso con stipendi non adeguati. E allora è per loro questo ultimo pensiero, speriamo che questo ancora pezzo di 2019 che avanzi possa portare anche a loro quei benefici che meritano, garantendo tutti i giorni la nostra sicurezza.